A metà del XV secolo si vive bene sulle sponde della Loira. Re Carlo VII, soprannominato Carlo il Vittorioso, si è insediato a Tours con la sua corte. La città eleva verso il cielo la cinta increspata dei suoi contrafforti. Le sagome delle sue torri e delle sue guglie svettano appuntite sulla massa compatta delle abitazioni. La violenza della guerra dei cent'anni ha segnato il secolo che si è appena concluso. I combattimenti, la peste e le carestie hanno sterminato quasi metà della popolazione. Il Regno di Francia è ancora diviso. Viaggiare è pericoloso. Le milizie non sono state disarmate. Assassini e briganti infestano le strade. Ma all'ombra del re e al riparo delle mura di cinta di Tours, la folla si accalca nelle vie bordate di negozi, di laboratori e di case borghesi. All'angolo di una di queste strade, nel suo atelier, tra l'anno 1452 e il 1461, il celeberrimo pittore Jean Fouquet lavora un'opera intitolata Il martirio di Santa Apollonia. Cosa vediamo? Una santa martire legata sulla quale i carnefici si accaniscono con gesti stravaganti. Tutto intorno, una folla assiepata in semicerchio su una tribuna assiste al supplizio dell'estrazione dei denti. Uomini nudi coperti di peli e armati di clave. Diavoli. Angeli. E le fauci dell'inferno completano la scena. Che senso dobbiamo dare a questa immagine fantasmagorica realizzata da uno dei più grandi maestri della storia della pittura francese? Per saperlo, dobbiamo interrogare gli elementi e i personaggi rappresentati, penetrare nei segreti che si celano dietro questa composizione e cogliere quello che l'autore ci racconta di un'epoca, delle sue convinzioni e delle sue paure. Avviciniamoci e guardiamo l'essenziale. Apollonia d'Alessandria, martire del III secolo dell'era cristiana, torturata dai romani, si accinge a sacrificare i propri denti in nome della fede. La pittura di Fouquet si compone di mille dettagli. Ciò nonostante, l'opera misura appena 16 cm per 12. Si tratta di una miniatura. Come per tutte le miniature, Jean Fouquet lavora con una lente di ingrandimento e certamente con un vetro nero che gli rimanda un'immagine invertita e che gli permette di giudicare la sua opera sotto un punto di vista diverso. Al centro troviamo il viso sereno di Santa Apollonia. Sopporta la tortura con quiete, i tratti del viso fissi in una maschera di beatitudine, rappresentando il discorso della Chiesa. I martiri hanno sofferto per voi, le vostre pene sono poca cosa al confronto delle loro e il paradiso è alla fine del cammino. Il martirio di Santa Apollonia è un'opera religiosa, una delle 47 miniature eseguite da Fouquet per illuminare letteralmente un libro delle ore. Un libro delle ore è una raccolta illustrata di preghiere, un supporto di meditazione destinato ai laici desiderosi di rafforzare la loro fede pregando nelle 7 ore della giornata secondo il ritmo dei canonici. Comprende anche un calendario che indica le principali feste e i santi di ogni giorno. Il manoscritto sul quale Jean Fouquet lavora è unico, è un oggetto estremamente prezioso, una vera opera d'arte. L'artista utilizza al massimo la superficie dei fogli, elimina le tradizionali bordature floreali e si serve dello spazio abitualmente riservato al testo, incorporando il capolettera, la maiuscola iniziale decorata, nella sua composizione. La miniatura diviene un vero e proprio dipinto, tanto che il manoscritto verrà smembrato nel corso dei secoli seguenti. Le singole miniature saranno ritagliate e trasformate in opere indipendenti per poi disperdersi in giro per il globo.
Per il martirio di Santa Apollonia, come per ciascuna delle miniature, Fouquet si rifiuta di utilizzare le classiche figure devozionali della santa. Inventa delle composizioni completamente originali. Sulla scena, la tortura si svolge al cospetto di un uomo che legge un libro e sembra guidare i protagonisti con la sua lunga bacchetta. L'imperatore romano Decio, accompagnato da alcuni cortigiani, tenta di persuadere la santa ad abiurare la sua fede. In segno di disprezzo, un buffone si toglie le scarpe e mostra le natiche. La santa è legata, totalmente alla mercé dei suoi aguzzini. Uno di essi le tira i capelli con tutta la sua forza, incitato da un diavolo nero, mentre un altro le infila nella bocca un lungo paio di pinze. Sulla tribuna, tra il pubblico indisciplinato, sono simboleggiati i diversi luoghi dell'azione. Al centro, la corte dell'imperatore con il trono vuoto, giacché questi ha disceso la scala per unirsi alla scena principale. A sinistra, il paradiso, dominato da Dio vestito di rosso e da San Michele vestito d'oro. Ai loro piedi, gli angeli pronti ad accogliere la santa. Gli angeli scendono dal paradiso e, una volta giunti sulla terra, vorticano attorno al campo senza fare rumore. A destra, l'inferno, riservato al diavolo e alla sua sposa, in attesa delle loro prede. Sotto i loro piedi, le fauci spalancate dell'inferno, che si schiudono a mostrare i dannati. Per la grande gioia del pubblico, la porta dell'inferno si richiude. I diavoli utilizzano delle torce, gli angeli volano, alcuni personaggi appaiono e scompaiono tra le nubi di fumo. Fermiamoci sulla pagina che Fouquet ha dedicato a Giobbe, l'eroe dell'Antico Testamento. Disteso sul suo mucchio di letame, il vecchio, povero, rassegnato e paziente Giobbe, immerso nell'ombra, si integra in un paesaggio decisamente naturalistico. Gli alberi sono dei veri alberi, lontani dalle forme stilizzate e appena accennate e dai colori limitati che dominano la pittura del secolo precedente. La scena si apre alla prospettiva. Un torrione si staglia sullo sfondo, chiaramente identificabile. Si tratta del castello di Vincennes. Gli amici di Giobbe tradiscono il loro disgusto chiudendosi nei loro ampi mantelli. I corpi si manifestano sotto la stoffa, il cui volume è reso da un gioco di ombre e di luci perfettamente realizzato. Fouquet sfrutta le caratteristiche di luminosità dell'oro, sotto forma di ombreggiatura o di punteggiato, per illuminare gli indumenti scuri nei punti raggiunti dalla luce solare e per modellare gli indumenti chiari all'ombra. Vivacità del gesto e verità del movimento. Fouquet è alla ricerca del reale. E che dire della nostra Santa Apollonia? Dopo averla definita una fantasmagoria, possiamo ritrovarvi lo stesso realismo riscontrabile in Giobbe? In realtà sì. Gli spalti in legno che sormontano Santa Apollonia e i suoi torturatori delimitano lo spazio di una scena teatrale medievale. L'uomo con la bacchetta è un arbitro. Gli angeli, i diavoli e le nubi di fumo sono effetti speciali detti segreti. Fouquet ci invita ad assistere a un mistero, una messa in scena del martirio della santa che si è rifiutata di rinnegare Cristo. Spettacoli urbani basati sulle storie sacre, i misteri si compongono di una serie di scene che mescolano episodi comici, drammatici e intermezzi musicali cantati. La rappresentazione può durare alcuni giorni e mettere in scena fino a 500 personaggi, senza contare le comparse. I ruoli sono interpretati dagli abitanti della città. In alcune famiglie,
Il ruolo di Cristo, quello di Giuda, si tramandano di padre in figlio. Ricchi di spettacolarità quanto di realismo, gli spettacoli medievali non esitano a coinvolgere dei veri e propri carnefici per interpretare i loro ruoli e fanno un ampio uso di corpi finti, manichini sanguinanti abilmente sostituiti agli attori con un gioco di botole. I luoghi simbolici, detti mansioni, sono dotati di tende e servono anche da camerini per gli attori che vi si rifugiano e si cambiano fra una scena e l'altra. Fouquet restituisce vita a questa vivace forma teatrale nella quale gli attori e gli spettatori di tutte le classi sociali si mescolano tra loro. I misteri sono per definizione effimeri. Gli spalti e le loro decorazioni, allestiti lungo le facciate degli edifici, vengono distrutti dopo ogni rappresentazione. La miniatura di Fouquet ci lascia una testimonianza unica. L'artista conosce particolarmente bene i misteri, essendone stato egli stesso uno dei registi più apprezzati della sua generazione, un maestro dei segreti. Nel Cristo che porta la croce, un'altra miniatura del Libro delle Ore, vediamo in primo piano Edroit, la moglie del fabbro, che forgia i chiodi della croce di Cristo. La scena è tratta dal Mistero della Passione, uno dei misteri più popolari a quell'epoca. In questa miniatura vediamo come Fouquet libera il ritratto religioso dalle convenzioni, punta a catturare l'identità unica di ogni singolo personaggio. Ben presto Fouquet è riconosciuto come un maestro del ritratto ed è in questa veste che gli viene commissionata, durante il suo soggiorno a Roma, un'effigie di Papa Eugenio VI. L'opera è andata perduta, ma se ne conoscono due copie. Il ritratto del Papa realizzato da Fouquet lascia trasparire una personalità complessa, un sorriso che segnala serietà, una rigidità dei muscoli del viso fermamente modellato e molti elementi che rivelano il suo approccio molto personale al genere. Fouquet aveva intrapreso il lungo e pericoloso viaggio verso l'Italia una decina di anni prima, quando la guerra imperversava sulle strade della Francia. Per arrivare indenne a Roma, probabilmente si era unito a un gruppo di pellegrini. Fouquet ha soggiornato per diversi anni nella penisola. Dopo il suo passaggio a Roma, è partito alla volta di Firenze, dove è stato testimone del lavoro dei grandi innovatori toscani, e poi si è recato a Mantova, dove ha dipinto il buffone Bonella. È passato anche da Padova per raggiungere Venezia, dove ha incontrato alcuni artisti locali come Andrea del Castagno o Jacopo Bellini. Pochi dipinti sono sopravvissuti, ma Fouquet ha lasciato una forte impressione in Italia. Il fiorentino Francesco Florio ha scritto in una lettera del 1478: «Per la sua disinvoltura nell'arte della pittura, Jean Fouquet si è innalzato non solo al di sopra dei suoi contemporanei, ma persino al di sopra degli antichi. Non dubitatene, perché ciò che scrivo è la verità. Questo Fouquet ha il potere, con il suo pennello, di dare vita ai volti». Nella Crocifissione del suo Libro delle Ore, la disposizione della croce ricorda, stranamente, quella del suo collega fiorentino Beato Angelico. Ma quando guardiamo quella del maestro fiammingo Jan van Eyck, notiamo che Fouquet vi si avvicina nella resa precisa delle consistenze, nel gusto dei volti espressivi, nel modellato dei corpi e in un certo modo di far vibrare la luce. Fouquet non è davvero un uomo di questo rinascimento italiano che riscopre l'antichità. Dal suo soggiorno italiano, tuttavia, torna con composizioni articolate secondo una geometria di base che, grazie alle leggi della prospettiva stabilite da Alberti, permette di creare l'illusione della profondità. Ma si fa gioco di tale prospettiva, creando qui una scena circolare che ricorda i circhi romani nei quali venivano sacrificati i primi cristiani. In tutto il Libro delle Ore, Fouquet utilizza una messa in pagina ricorrente, un'area circolare centrale e in primo piano gli stessi uomini selvaggi che portano gli stessi scudi.
Questi personaggi tradizionali delle feste di carnevale, che simboleggiano la vita in armonia con la natura, presentano le insegne del committente del Libro delle Ore, Étienne Chevalier. Nel 1453 Étienne Chevalier è il tesoriere di Re Carlo VII e membro del suo consiglio. Dopo un secolo di guerra, la Francia non è più la stessa. Il re diffida della nobiltà feudale e promuove uomini nuovi alle più alte cariche del regno. Si tratta di grandi borghesi arricchiti, spesso di recente nobiltà. Étienne Chevalier è uno di loro. È sufficientemente ricco per commissionare a Fouquet, oltre al Libro delle Ore, un dipinto per la chiesa di Notre-Dame de Melun. Il dittico di Melun, come sarà chiamato, lo rappresenta in preghiera davanti a una vergine che allatta, che spicca per il netto contrasto tra la purezza candida della carnagione e il rosso vivace degli angeli. La vergine appare con le sembianze di Agnès Sorel, la defunta e influente amante del re, del quale Étienne Chevalier è stato l'esecutore testamentario. Nel Libro delle Ore, Fouquet sceglie i suoi soggetti per compiacere Étienne Chevalier. Come a echeggiare il dittico di Melun, lo rappresenta in preghiera davanti alla Vergine e, con una certa audacia, dipinge in anticipo i funerali del suo committente. Ma non si accontenta di rappresentare il tesoriere del re. Poche pagine dopo, nella Adorazione dei Magi, il re inginocchiato su una stuoia gigliata, nell'atto di offrire dell'oro al bambino Gesù, è raffigurato con i tratti di Carlo VII. A sinistra, in lontananza, tre araldi annunciano l'inizio di un combattimento. Una stella illumina la battaglia con i suoi raggi, probabile allusione alla vittoria del re sugli inglesi in quello stesso anno, il 1453. La vita e il regno di Carlo VII sono stati assorbiti dalla Guerra dei Cent'anni. Più di 100 anni di sfide dinastiche tra i Plantageneti, che sostengono l'Inghilterra, e i Valois, fedeli alla corona di Francia. Una successione di alleanze di grandi signori, un indebolimento dei re di Francia e del regno. Carlo VII, che i suoi nemici soprannominano da tempo il re di Bourges, per schernirlo, ha capovolto la situazione militare a proprio favore. 25 anni prima aveva attraversato la Francia al fianco di Giovanna d'Arco per farsi consacrare a Reims. Ma al di là del simbolo, il paese rimane ferito e diviso. Carlo VII sa che per unirlo deve imporre l'immagine di un re forte. Fouquet lo aiuta in questo realizzando le miniature delle Grandi Cronache di Francia, un manoscritto redatto dall'entourage di Carlo VII che narra la storia della Francia attraverso tutti i suoi sovrani. Nelle sue illustrazioni, Fouquet celebra la monarchia rappresentando battaglie tra regni e incoronazioni. Non meno di 11 sacerdoti permettono a Fouquet di impreziosire questa cerimonia religiosa nel corso della quale il monarca diviene re per diritto divino. Fouquet diviene così pittore di storia e propagandista. Testimonia la sconfitta dei signori contestatori dalla parte di Carlo VII in Carlo VII e il Parlamento di Parigi. Impassibile e sereno, il re troneggia maestoso, presiedendo al processo contro il duca di Alençon, principe di sangue, accusato di tradimento. Un solo personaggio guarda lo spettatore. È Fouquet stesso, che si dichiara testimone oculare degno di fede. Fouquet fa assistere all'evento una folla e colloca Re Carlo VII nella parte alta dell'immagine, padrone della sorte dei suoi sudditi. Nonostante le piccole dimensioni delle sue opere, Fouquet ama dipingere intere folle e i loro movimenti. Nel Martirio di Santa Apollonia, gli spettatori sono un gruppo coeso che avvolge ed esalta la violenza mostrata. Tutti gli occhi convergono verso il soggetto principale dell'opera, sottolineato da questa geniale tenaglia che attraversa l'immagine, i denti tirati e strappati di Santa Apollonia. In un'epoca in cui l'odontoiatria è in una fase primitiva,
le lesioni dentali sono estremamente gravi. I denti sono un tormento primario, del quale Santa Apollonia, poi divenuta santa patrona dei dentisti, è il simbolo. Bisogna soffrire o affidarsi alle cure dei barbieri. Questi ultimi costituiscono il gradino più basso della medicina, dopo chirurghi e medici. Sono loro a eseguire interventi chirurgici su ferite non mortali. Muniti di una spugna soporifera imbevuta di succo di gisquiamo, oppio o cannabis, estraggono i denti con forbici, ascensori periostali, spatole dritte o curve, pinze dentellate o lisce e anche con l'innovativo pellicano. I più abili sanno stabilizzare denti malfermi con l'allacciatura o sostituirli con frammenti di osso di manzo. Trattano le carie infilando un chiodo di garofano nel foro del dente o cauterizzano le lesioni a fuoco. Come la saggezza popolare dichiara, i cavadenti sono tutti bugiardi perché promettono sempre un buon esito in qualsiasi caso. Spesso è più sicuro implorare Santa Apollonia affinché nel suo martirio preghi Dio per alleviare le sofferenze dentali di coloro che invocano il suo nome. Il dolore e la sofferenza sono al centro della miniatura di Fouquet. L'opera fa eco a un'epoca travagliata. Il re ha autorizzato la formazione di milizie sanguinarie per combattere contro i signori che contestano la sua autorità. A immagine della società, la pittura, i misteri e i testi religiosi offrono raffigurazioni crude e vivide della violenza. L'orrore delle crudeltà e delle torture subite dai primi cristiani nell'impero romano viene raccontato con straordinaria passione narrativa nella Legenda Aurea, scritta nel 1260 dall'arcivescovo di Genova Jacopo da Varazze. Queste storie hanno un enorme successo e Fouquet vi si ispira molto per il suo libro delle ore. È giunto il momento di venire ad altri tipi di tortura, a cominciare da quello che consiste nell'asportazione di uno o entrambi i seni alle donne per portare la loro sofferenza al limite estremo. Nel mistero a lei dedicato, Santa Barbara, prima della scena centrale della mutilazione, viene fustigata, scorticata con pettini di ferro, quindi ustionata da torce accese. Infine, si tenta di schiacciarle la testa con un maglio e, dopo averle strappato i seni, è condannata a essere portata in processione per la città, spogliata dei suoi indumenti. Santa Barbara è ben lungi dall'essere un caso isolato. Agata, Agnese, Anastasia, Caterina, Cecilia, Cristina e Onorina vengono torturate con il fuoco, date in pasto ai leoni, vengono loro strappati gli occhi, mozzata la lingua, le impalano, fratturano loro le gambe, amputano mani e piedi e, naturalmente, vengono strappati i denti, il che ci riporta alla nostra Santa Apollonia. Alcuni commentatori vedono nell'uomo che si chiude le brache la prova che il boia si sarebbe appena dato ad atti deprecabili con Apollonia. Interpretazione certamente molto discutibile, ma coerente con questa onnipresente rappresentazione della violenza, in particolare contro le donne. Il martirio di Santa Apollonia, come tutte le miniature del Libro delle Ore, è una delle ultime manifestazioni di questa arte del Medioevo che Fouquet ha portato al punto più alto. Questo è un momento cruciale per la pittura, così come per la Francia. Dopo la terribile carneficina che ha decimato le campagne, la situazione sta migliorando. Verso la fine del suo regno, Carlo VII ne garantisce la sicurezza con la formazione di un esercito permanente finanziato da un sistema fiscale e amministrativo modernizzato da Étienne Chevalier e altri. Fouquet è in sintonia con questa Francia che si rinnova e si trasforma. Utilizzando il filtro di uno spettacolo teatrale, ha introdotto nel Martirio di Santa Apollonia una forma di distanza nella rappresentazione della violenza,
Questo distacco, per quanto minimo, rappresenta un primo passo verso un nuovo modo di vedere il mondo. Con il suo minuscolo e delicato pennello, Fouquet traccia i fili d'oro di un timido umanesimo e rivela il bagliore dell'era moderna in agguato dietro l'orizzonte.